Buonasera, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Il prossimo 22-25 marzo a Verona si apre la 49esima edizione di Vinitaly, storica e importante vetrina italiana del settore enologico, contesto nel quale il Trentino si presenterà in forze. 69 aziende saranno all'interno del distretto vitivinicolo della nostra provincia. È anche l'occasione quella per fare un punto della situazione, ulteriore termometro sullo stato di salute di un comparto economico produttivo, quello vitivinicolo, importante per numeri e che in questi ultimi anni, fra l'altro, ha subito e sta subendo costanti cambiamenti. Per gettare uno sguardo verso questo appuntamento, per capire potenzialità e prospettive che interessano anche l'alleanza di questo comparto con l'offerta turistica della nostra provincia, siamo nuovamente ospiti con la nostra trasmissione qui in questo bellissimo ambiente che sono le distillerie Marzadro di Nomi. E poi ringrazierò il padrone di casa per questa cortese ospitalità. Dicevo nuovamente perché siamo rimasti così bene affascinati l'anno scorso che venimmo proprio qui alla vigilia di Vinitaly a registrare e a trasmettere questa trasmissione di fiammiferi. Fra l'altro, parlare di grappa e parlare di vino non è un contrasto perché sappiamo perfettamente che le nostre grappe sono un distillato di vinaccia. E quindi vado a presentarmi i miei ospiti. Alla mia destra il dottor Enrico Zanoni, che è direttore generale di Cavit e presidente dell'Istituto Trento DOC. Grazie. Accanto a lui il Maurizio Rossini, il dottor Maurizio Rossini, che è il direttore generale di Trentino Marketing, e lo ringrazio anche Maurizio. E accanto a Maurizio c'è per l'appunto Alessandro Marzadro, che è padrone di casa, si interessa di mercato e ovviamente insieme alla sua famiglia. Alla mia sinistra Donatella Pedrotti, della omonima azienda vitivinicola Pedrotti, grazie Donatella, e accanto a Donatella c'è Giulio Devescovi, anche dell'azienda Devescovi Ulzbach. Poi spiegheremo anche questo. Allora, dicevo, partiamo magari con il padrone di casa, proprio con Alessandro, perché anche voi sarete presenti al Vinitaly. E stiamo parlando di una realtà che potremmo definire di nicchia. Stiamo parlando di 135 distillerie a livello nazionale, 29 sono in Trentino, vuol dire che per noi queste 29 aziende producono circa 3 milioni di bottiglie, vuol dire un fatturato nell'ordine dei 20-21 milioni di euro, tanto per inquadrare questo comparto. Qual è la situazione? Come vi apprestate a partecipare a un appuntamento che è anche un appuntamento di incontro con il mondo, con i vostri rappresentanti, con coloro che evidentemente sono interlocutori anche per quanto riguarda la realtà della grappa. Diciamo che la realtà della grappa trentina, come hai detto tu Mario, è fondamentale, è importante, è rappresentativa a livello nazionale, siamo la regione col più alto numero di distillerie in Italia, questo è molto importante, è un patrimonio da salvaguardare, quindi anche noi come produttori dobbiamo aiutarci proprio per mantenere questo numero elevato di distillerie. E a livello nazionale sì, ci sono tante aziende, ma poi il reparto produttivo vero e proprio si sta riducendo sempre di più. Vinitaly è un evento importante, è una vetrina importante e per noi diventa il momento per comunicare con tutto quello che è il mercato, quindi dalla gente al cliente, poter spiegare e raccontare cosa facciamo. Fondamentale per un prodotto, come dicevi tu, di nicchia. La nicchia ha bisogno di valore aggiunto, la nicchia ha bisogno di essere raccontata, spiegata e non è solo un tecnicismo, ma è proprio un'emozione, un'esperienza, perché se oggi consumiamo, consumiamo prima esperienze che prodotti. E anche per voi sempre di più si è aperto il mercato a livello internazionale. Certo, si è aperto, l'abbiamo voluto aprire, lo stiamo seguendo, è un lavoro molto lento. I prodotti di nicchia non sono quei prodotti che esplodono da soli, vanno seguiti, quindi valigia alla mano, come si suol dire, bisogna andare porta per porta e raccontare cosa facciamo. Considerando che il prodotto grappa spesso e volentieri all'estero viene vissuto come un prodotto non all'altezza degli altri distillati. Oggi abbiamo un prodotto buono che viene riconosciuto, bisogna solo spiegarlo. Solo però vuol dire
bicchiere per bicchiere, cliente per cliente, portare in giro i nostri prodotti. E anche qui diciamo che è andato avanti un processo di forte investimento sulla qualità, che viene riconosciuto, e lo dico anche perché, se non ricordo male, proprio quest'anno si compie il 50° anno della presenza dell'Istituto della Grappa del Trentino, che fra l'altro devo dire è una delle esperienze che non ha paragone anche nel nostro paese. Non ha paragone nel nostro paese, è l'unico istituto che effettivamente dà delle regole e dà delle garanzie al consumatore, è il frutto dell'unione dei produttori e della condivisione degli obiettivi dei produttori, e la sua nascita è data dal fatto che in quel periodo il prodotto grappa aveva bisogno di una ricerca per migliorare la qualità, e l'unione di intento dei produttori per migliorare il prodotto ha portato a questo sviluppo, che poi ci è stato copiato da tantissime realtà fuori provincia. E quindi è servito tantissimo. Un prodotto semplice come un distillato vive della qualità della sua materia prima, quindi il lavoro che viene fatto pre-distillazione è fondamentale. Sì, fra l'altro il riconoscimento che poi viene assegnato alle aziende, alle distillerie che ne fanno parte, passa attraverso la collaborazione sul piano anche scientifico con la Fondazione MAC a livello del nostro Trentino e mi pare la commissione della Camera di Commercio. Fondamentale perché un prodotto che porta il marchio Trentino Grappa è stato controllato dal punto di vista chimico, quindi è un prodotto salubre e tecnicamente in ordine, diciamo, e poi è controllato da una commissione d'assaggio. È l'unica grappa in Italia che viene sottoposta a questo controllo, e quindi dei giudici dicono questo prodotto può avere il marchio Trentino, e questa è la nostra vera garanzia. Ci ritorneremo a parlare un momento anche di consumi a tal proposito, e veniamo al vino con Enrico Zanoni, ovviamente per capire, sentire il polso, no? Quando ci si avvicina ad appuntamenti come questo, è soprattutto dare testimonianza di ciò che sta evolvendo. Abbiamo detto che l'Italia è una vetrina nazionale, l'occasione ovviamente di incontro con i potenziali interlocutori a livello mondiale, ci si presenta con il distretto della vitivinicoltura coordinato mi pare dal Consorzio Vini a livello provinciale. Questa è una realtà, quella del comparto vitivinicolo, molto importante all'interno della nostra provincia. Pregherei la regia magari di mettermi in onda, se è possibile, questa scheda subito, eccola qui, molto semplice, ma che rappresenta in maniera sintetica ai nostri telespettatori cosa vuol dire parlare di vitivinicoltura nella provincia di Trento, no? Parliamo di oltre 10.000 ettari coltivati a vigneto, di una produzione di uva che nello scorso anno ha superato il milione di quintali, vuol dire una DOC rivendicata nel 2013 di 753.000 ettoliti, vuol dire 8.000 quasi aziende agricole con uva da vino, vuol dire 16 cantine sociali e altre associazioni cooperative, e un peso insomma della vitivinicoltura sul comparto agricolo del oltre il 23%. Ed è un comparto, Enrico Zanoni, che ha subito, si diceva, e lo si sottolinea nei vostri anche incontri, processi di cambiamento, no? Sia per quanto riguarda la produzione, qualità, sulla quale si è molto investito, ma anche perché sono entrati in vigore disciplinari a tal proposito, DOC, IGT, eccetera, e dall'altra parte il mercato, che è diventato un mercato mondiale, e dal punto di vista della produzione, ma per fortuna anche dal punto di vista del consumo, e per quanto riguarda anche il consumatore, su questo ritorneremo, no? Che ha cambiato stile di vita, modo di consumare il vino, diverso da quello che era il passato, e anche attenzione di più del passato a quello che è il rapporto qualità anche prezzo. Qual è il polso di una situazione che puoi sintetizzare dal tuo osservatorio? Ma allora partiamo dallo stato di salute, se vogliamo lo stato di salute del comparto vitivinicolo, parlo nel complesso, poi nell'ambito del complesso ci sono situazioni anche con diversità.
lo possiamo definire in buona salute, anche se questo non ci deve, come dire, far crogiolare su una situazione che negli ultimi anni, in un quadro economico che vedeva delle sofferenze, il comparto agroalimentare in genere, vitivinicolo in particolare, grazie a una forte propensione all'export, ha portato dei risultati positivi. Propensione all'export che è, direi, quasi gioco forza della produzione italiana. Posso interromperti così mi rispondi? Lì non c'era, lo dico per i nostri telespettatori, questo dato che sta citando il dottor Zanoni in questo momento. Teniamo conto che il valore dell'export trentino del vino supera i 330 milioni di euro, sì. E si parla di oltre il 40% verso gli Stati Uniti, sì. Di oltre il 23% verso la Germania, del 15% verso il Regno Unito, e il rimanente, se non vado errato dai dati che avevo visto, riguarda una serie di altri, sì, paesi. È, sì, così? Sì, sì, corretto. I dati su poi le aziende hanno chi più chi meno, ma diciamo che è assolutamente corretto. Gli Stati Uniti sono il primo mercato per l'export del vino italiano e Trentino in particolare. Un dato che mi piace anche ricordare: abbiamo visto prima la superficie vitata e la produzione del Trentino. Il Trentino, se guardiamo l'Italia, pesa un 2%, quindi è relativamente limitata come produzione totale, ma se guardiamo nelle prime 10 aziende italiane nel settore vitivinicolo ci sono 4 aziende trentine, quindi a fronte, se vogliamo, di una produzione, di una posizione, il fatto di avere al proprio interno strutture con organizzazioni importanti e, come dicevo prima, con una forte propensione all'export, ha fatto sì che ci siano in Trentino realtà importanti nel settore vitivinicolo. Si diceva prima di cosa sta cambiando nel consumo, ma un primo dato che già è molto, come dire, conosciuto, che nei paesi storici di forte cultura nel mondo del vino da parte del consumatore, come Italia, Francia e Spagna, i consumi sono mediamente in flessione, chi più chi meno. Il consumo domestico italiano è da anni in flessione, mentre paesi relativamente nuovi in termini di consumo nel vino, gli Stati Uniti è sempre meno nuovo, ma comunque non ha alle spalle una storia, una cultura, una tradizione del consumo, come la Cina nei più recenti, o il Sud America o il Canada, del Nord Europa, vedono una costante crescita del consumo del vino. Il vino si afferma a scapito di altre bevande che erano tradizionalmente parte dei modi di consumo, come la birra o altri generi di alcolici. Quindi, come dicevo prima, la propensione all'export diventa qualcosa, devo dire, quasi obbligata, una via obbligata per portare le produzioni italiane e trentine in particolare. Dal punto di vista della produzione, invece, Enrico? Dal punto di vista della produzione, negli ultimi anni l'elevazione dell'aspetto qualitativo su tutti gli aspetti della filiera è un dato oggettivo, un dato concreto che ha portato un'elevazione della qualità media in genere e anche delle eccellenze. Il Trentino è sicuramente ben attrezzato in tutto questo, sia per cultura, tradizione e professionalità dei viticoltori, che hanno una storia alle spalle e una competenza che davvero non si trova così diffusa anche in altre regioni, sia per avere in Trentino delle eccellenze nella ricerca come Fondazione MAC, sia per avere delle aziende cooperative e non che hanno saputo investire in tecnologia negli anni e quindi diciamo tutta la filiera viene rispettata, sia anche per una cultura di attenzione all'ambiente che ha fatto sì che con un protocollo di autodisciplina sulla sostenibilità il Trentino sia una punta avanzata assolutamente in Italia e direi non solo in Italia sulla sensibilità ambientale. Quindi la qualità in senso ampio del termine sicuramente ha visto accrescersi notevolmente. La qualità diventa sempre un prerequisito indispensabile. Che ti fa la differenza anche rispetto a paesi che si sono messi in campo nel frattempo a produrre. Assolutamente, anche se va detto che mediamente il livello qualitativo è miglioramento in tutte le, certo, aree produttive. Donatella, Pedrotti, Giulio De Vescovi, dicevo prima,
A me fa molto piacere perché nel nostro peregrinare con la nostra trasmissione all'interno dei diversi comparti, in particolare in questo anche vitivinicolo, si sono affacciati, insomma, giovani, no? Delle famiglie magari più storiche che hanno ritenuto di scommettere la loro attività, la loro professione, la loro scelta di vita all'interno di queste aziende. Questo io credo che è un altro segnale molto interessante. Perché fra l'altro mi permetto di dire, ho sempre incontrato, lasciate che faccia questa piccola battuta, ma solo per metterlo molto in evidenza, giovani preparati, giovani che sono capaci di girare il mondo e di fare ragionamenti molto di petto, insomma, riguardo alla commercializzazione. E quindi questo va a merito perché riguarda, no, Enrico, anche il futuro della nostra realtà, in questo caso vitivinicola, insomma. E allora con Donatella e con Giulio non posso che introdurre anche l'argomento del turismo, insomma, al di là di chiedervi ovviamente, come farò fra un secondo, la vostra esperienza. Perché? Perché dico che allorquando parliamo di turismo la discriminante è la qualità, poi il dottor Rossini ce lo metterà ulteriormente in risalto, che è il lavoro che stanno facendo come Trentino Marketing ancora una volta, è la qualità, qualità dell'ambiente, qualità della ricettività, qualità dell'ospitalità, no? Non di meno, però, lo abbiamo sentito anche fino a poco fa nelle parole del dottor Zanoni, la qualità è il filo conduttore, lo vivete voi sulla vostra pelle, sulla vostra esperienza professionale che accompagna la produzione vitivinicola e che ci fa, per fortuna, fare la differenza. E poi c'è la capacità di fare marketing, insomma. Quindi sta di fatto che a monte di piccole o grandi cantine, private o sociali che siano, c'è questo. Sostanzialmente c'è questo lavoro. Allora, possiamo dire piccoli produttori, piccoli medi produttori, ma con prodotti di qualità, si dice piccolo e bello, ma è anche complicato, insomma, perché una volta gestire una piccola azienda, come si fa a stare anche sul mercato e si può fare anche impresa? Ecco, nel farvi questa domanda e anche per sentire questa vostra esperienza, che sensazioni avete? Buonasera innanzitutto a tutti, giovani, anche se magari non più così tanto giovani, comunque se rientriamo nella categoria mi fa sicuramente piacere. Parlava prima Alessandro di un discorso di nicchia. Ecco, io penso che quando devo parlare della mia azienda, che è veramente una microimpresa, una piccolissima realtà produttiva, parlerei di ipernicchia, cioè quindi diventa ancora quasi più difficile andare a spiegare al consumatore il prodotto, di cosa parlo, perché dovrebbe pagarlo magari un po' di più rispetto a un altro prodotto che magari si trova a un prezzo inferiore, e insomma diventa veramente un lavoro complicato. Quindi la qualità, quella ci deve essere per forza. Si parlava tanto anche di export, di estero. Io penso che per una piccola azienda, io parlo per la nostra realtà, ci sia ancora spazio di crescita in Italia comunque, soprattutto per il nostro prodotto. Noi ci siamo specializzati, benché la nostra azienda sia un'azienda vitivinicola di lunga storia, negli ultimi anni abbiamo deciso di specializzarci solamente nella produzione del Trento DOC. Quindi penso che con questo prodotto ci sia ancora tanto margine di crescita in Italia, e quindi tutte le iniziative che si vanno a fare di promozione commerciale, di marketing, vengono fatte in Italia, anche perché per una piccola realtà, per una piccola azienda, diventa difficile andare all'estero, cioè la volontà c'è, però si va incontro poi a problemi strutturali, insomma, di costi che magari si devono sostenere, di un certo tipo, che magari un'azienda piccola difficilmente riesce a farci fronte. E quindi cerchiamo di promuovere ancora in Italia il nostro prodotto, e per far questo ci leghiamo sicuramente anche al turismo. Noi fortunatamente viviamo in una regione altamente turistica, ad alta vocazione turistica, e una regione che ha alta vocazione spumantistica anche, quindi quando c'è la possibilità si cerca di far andare a pari passo queste due cose. Quindi pensiamo che avere l'opportunità di far provare ai turisti i nostri prodotti, che siano vino, spumante, grappe, di qualsiasi genere, questa, diciamo, deve essere la base di partenza per poi far conoscere i prodotti fuori, in Italia ma anche all'estero. E quindi si vanno poi a fare tutte le iniziative di marketing
sul territorio, quindi dedicate ai turisti. Ci sarà, penso forse ne parlerete poi, l'iniziativa che è portata avanti da Trentino Marketing per l'Expo, quindi quella è un'occasione insomma importante a cui abbiamo aderito subito con grande interesse. Quindi si cerca di fare marketing proprio a livello territoriale anche soprattutto. Utilizzando il valore aggiunto del territorio anche dal punto di vista della sua frequentazione, diciamo, turistica. Certamente. No? Giulio, la tua esperienza, la tua valutazione. Buonasera, abbiamo parlato di nicchia più volte questa sera. Passando dalla nicchia della grappa alla nicchia del metodo classico trentino delle piccole aziende, la mia esperienza si ritrova in una situazione di questo tipo, di nicchia direi molto particolare, forse la nicchia che nei numeri è quella un po' più nicchia di tutti, perché stiamo parlando del Tirol di Rotagliano. Infatti voi siete in Rotagliana. Siamo in piana Rotagliana, esatto, a mezzo corona. La nostra è un'azienda giovanissima, nata nel 2003, andata sul mercato nel 2006, con una missione molto precisa, quella di valorizzare e aiutare chi già lo faceva prima di noi, il Tirol di Rotagliano. Insomma. È chiaro che per fare questo ho detto un'azienda giovane, che però, come ci siamo raccontati qualche giorno fa, ha una lunga tradizione, una lunga storia. E quindi è chiaro che per fare questo la competenza, la preparazione è stata molto lunga e meticolosa, perché sapevamo bene che non è sufficiente andare sul mercato, produrre un buon vino, ma poi bisogna che un'azienda sia seguita fino in fondo anche nella parte marketing, commerciale, vendite, conoscere, analizzare bene i mercati, anche per piccole aziende come noi oggi è fondamentale. No? Quindi, operate solo con il Teroldego, con il vino rosso? O... Allora, principalmente l'azienda si occupa di Teroldo, il 90%. Marchio molto storico. Teroldego Rotagliano, sì. Dopodiché, dopo i primi anni di produzione esclusiva del Teroldego, abbiamo allargato un pochino la produzione ad altri prodotti e siamo andati un pochino a indagare i territori della Val di Non, pensando che per fare nella nostra area dei vini bianchi interessanti, la Val di Non, che per un pensiero comune è collegata profondamente al mondo della mela per vicissitudini passate, però non da dimenticare che fino al 1920 c'erano circa 1 miglio di ettari di viticoltura in Val di Non, non ha niente come territorio invidiare ad altre belle zone di collina ad altitudini variabili fra i 300-400 e i 700-800 metri, quindi lì siamo andati a piantare dei nuovi vigneti con la sfida di un domani riuscire a produrre dei buoni vini bianchi. Incursione fra i frutteti, quindi. Incursione fra i frutteti, sì. Allora, chiamo in causa Maurizio Rossini, ovviamente, perché abbiamo accennato già alla necessità di questa alleanza positiva, virtuosa, importante che si sta sperimentando, no? Con la nostra proposta turistica. Voglio dire, cioè, Maurizio, il distretto vitivinicolo a Vinitaly avrà sullo sfondo, immagino, già ancora una volta, come comunicazione il territorio, insomma. E perché quel territorio, questo territorio, a questo territorio fanno riferimento la radice della nostra vitivinicoltura, ma non di meno evidentemente il Trentino turistico. Il territorio è sempre più origine e complicità della proposta turistica, che mi pare che è venuta a far emergere una cultura anche dal punto di vista della destinazione turistica, che mette al centro, no, le sue peculiarità, l'ambiente, la vacanza attiva, la curiosità da parte del turista di conoscere questi luoghi, come si produce, e la filiera della viticoltura piuttosto che ovviamente l'ambiente in generale. E io credo che ci sia anche una contaminazione anche dal punto di vista della promozione, no? Di reciprocità fra il fattore marchio e il fattore promozione, insomma. Che sensazioni hai? No, credo che la consapevolezza rispetto alla forza e al valore di questo connubio sia
sia in crescita. Insomma, negli ultimi anni la sensibilità è cresciuta nel mondo degli operatori dell'ospitalità, è cresciuta nel mondo delle imprese, dei produttori anche, no? Qui parliamo del settore vitivinicolo, ma potremmo estenderlo anche agli altri prodotti dell'agricoltura trentina. E penso poi che all'interno del mondo turistico, insomma, si possano fare più ragionamenti. Allora, da un lato viviamo in un territorio molto fortunato, nel senso che attorno a noi, a pochissime ore di macchina, abbiamo circa 25-30 milioni di persone in una delle aree più ricche d'Europa, quindi credo anche del mondo. E quindi da lì, insomma, noi possiamo, tra virgolette, attingere come uno dei bacini più interessanti, anche per quelle vacanze brevi che sono legate poi ai weekend, se non addirittura all'escursione di giornata, dentro le quali la voglia di scoprire il territorio, come dicevi prima, la voglia anche della famosa gita fuori porta all'insegna proprio del ristorante piuttosto che la cantina, comprare magari qualche prodotto tipico, insomma è una delle forme più classiche, no? Allora questo è un fronte che vorremmo presidiare molto bene. Già oggi ci sono dei risultati significativi, però io penso che ci siano ancora ampi margini di crescita. In parallelo, come bacino, come mercato di sbocco per i nostri prodotti, dobbiamo immaginare, pensando sempre al turismo, che in Trentino abbiamo circa ormai dai 5 ai 6 milioni di turisti all'anno, per 30 milioni di notti, in cui la componente cibo, la componente cucina italiana, cucina trentina, insomma, riveste sempre più un ruolo importante sia nelle decisioni di vacanza e poi anche nell'esperienza, quindi nella soddisfazione della propria vacanza. Ma accanto a questo abbiamo altri due bacini straordinari, l'Alto Adige con gli stessi numeri, il Garda con gli stessi numeri. Quindi se penso anche al nostro distretto agroalimentare, come dicevo prima, un'area straordinaria, 25-30 milioni di persone, e dall'altro lato un bacino turistico così forte, così importante. Ecco, credo che per le nostre aziende questo possa, debba rappresentare il mercato di sbocco principale, forse anche quasi totalizzante per le aziende più piccole, poi per le più grandi invece, insomma, rimangono i grandi mercati internazionali a cui forse non si può rinunciare. Però c'è un cambiamento nella vacanza, no? Nell'aspettativa della destinazione, ciò che condiziona la destinazione, quindi il territorio, le sue peculiarità, è diventato dentro il turista, non solo italiano, mi pare che anche il turista che viene da fuori, un elemento, un valore aggiunto per un certo verso, no? Sì, lo diciamo più volte, insomma, il prodotto turistico è il territorio. È il territorio, la gente che lo abita, col suo modo di vivere, col suo modo anche di proporsi. Abbiamo poi una domanda già molto, come posso dire, già molto evoluta, nella quale la componente di differenziazione dei singoli territori diventa ancora più importante. Penso alla clientela italiana, penso anche alla clientela tedesca, quindi in parte alla clientela europea. Abbiamo una clientela anche nuova, molto internazionale. Quindi se per la prima la decisione di venire in Trentino è già una decisione consapevole, quindi vengono e cercano anche le particolarità di questo territorio, per la clientela più internazionale io penso che dobbiamo diventare bravi a proporlo. Quindi se per un cliente milanese o bolognese è normale venire in Trentino e cercare la cucina trentina, cercare il vino trentino, che sia il Trento DOC, il Teroldego o altre cose, per una clientela internazionale questo è un po' più complicato. Nel senso che loro arrivano e vengono in Italia, quindi non è scontato che conoscano il Teroldego. Più facile che ti chiedano magari un Chianti o ti chiedano un Barolo, no? Ecco, lì dobbiamo diventare bravi noi ad offrire invece quello che abbiamo di particolare e di unico. E qui, insomma, che i nostri operatori della ristorazione e i nostri albergatori sanno che si giocano una parte importante di differenziazione rispetto agli altri. Io ho visto clienti russi, clienti della Repubblica Ceca, polacca, che sono rimasti sorpresi nello scoprire questa presenza importante e anche questa tradizione nel settore vitivinicolo trentino, le grappe stesse, per non pensare poi al Trento DOC. Però
in questo dobbiamo metterci qualcosa di nostro, non per fare un favore ai produttori, ma perché lì dentro c'è il racconto di una storia e quindi c'è il valore anche della vacanza. Ecco, in questo, ripeto, non dobbiamo pensare che il turista viene, ci chiede delle cose, l'unico compito è quello di esaudire questo desiderio, c'è questa componente, ma dall'altra parte dobbiamo imparare sempre di più ad offrirci e magari ad offrirci con un racconto. No? C'è un formaggio di Malga, dietro c'è tutto un mondo che, se viene conosciuto, sicuramente quel formaggio assume un sapore diverso e anche un valore diverso. Non vi dubbio. A proposito di rete, dei social network che servono per fare informazione, bisognerà frequentarli anche da parte vostra, però poi alla fine, rispetto al prodotto, alla tipicità di un territorio, c'è bisogno di ascoltare il profumo, no? Enrico, anche se tu fra l'altro dirigi una delle più grandi nostre realtà aziende nell'ambito vitivinicolo, però questo raccordo, insomma, con il turismo credo che sia un elemento, quindi il turismo trentino, insomma, con la nostra immagine. Ma assolutamente, mi allaccio a Donatella prima e a Maurizio adesso per dire due cose che vanno in questa direzione. Uno, se parliamo di Trento Doc, io prima ho parlato di imprescindibile esportare, ma questo non è imprescindibile, come dire, in titolo assoluto. Ci sono opportunità, ci sono realtà, e il Trento Doc è in questa, in cui l'Italia rappresenta ancora un'importante opportunità o fonte di crescita. Noi vediamo quei dati di adesso, il 90% è venduto in Italia e non abbiamo saturato il mercato italiano, abbiamo sicuramente degli ampi spazi, e correttamente non solo piccole realtà ma anche medie e grandi realtà hanno forte spazio di crescita. E conseguentemente a questo, una grossa fetta, direi la gran parte della fetta della promozione del Trento Dog è volta a far conoscere il prodotto sul mercato italiano. E qua mi riallaccio a Maurizio. Una grossa, di nuovo, fetta di questo investimento è legata al territorio trentino. È legata al territorio trentino dove, come si diceva prima, come diceva Donatella prima, c'è una grande opportunità. C'è un territorio di grande vocazione al turismo e dove abbiamo la fortuna di avere, che ci vengono a trovare, milioni, abbiamo visto prima, di turisti che hanno l'opportunità di avere l'esperienza del prodotto dove il prodotto nasce, dal territorio che lo genera. E di nuovo Maurizio diceva una cosa per noi fondamentale e su cui come istituto, e devo dire, abbiamo trovato una crescente sensibilità da parte ad esempio dell'Associazione Albergatori, dove abbiamo organizzato dei seminari per i giovani albergatori che hanno voluto aderire, e dove io uso sempre dire che loro sono i nostri ambasciatori. Come diceva Maurizio, arrivano persone dall'Italia, fuori dall'Italia, e cosa c'è di più, come dire, di chiudere il cerchio, di creare un'esperienza così unica, dell'avere anche l'orgoglio di proporgli i prodotti del territorio, che come diceva Maurizio, mi è piaciuto, non è fare un favore ai produttori, ma è fare un pacchetto che ha in sé tutti gli elementi cardine. E come Trento Doc su questo molto spingiamo. Devo dire che durante la manifestazione che abbiamo fatto nel corso dell'ultimo anno in Trentino, a Trento, mi ha fatto molto piacere vedere, come dicevo prima, un seminario volto a far conoscere meglio e a dare gli strumenti per il racconto del Trento Doc, molto frequentato da giovani albergatori di tutta la regione. Credo che questo sia, come dire, si usa tanto la parola sinergie, a volte si abusa tanto della parola sinergie, qua sia invece assolutamente un perfetto connubio territorio, turismo, prodotti che il territorio esprime. Ha accennato già e anticipato Enrico Zanoni, che è presidente di Trento Doc, dell'Istituto Trento Doc, quindi di questa straordinaria realtà che è cresciuta e riconosciuta, io credo che oggi è la migliore, ma non lo diciamo per orgoglio di casa, a livello nazionale del metodo classico. Stiamo parlando di 41 aziende associate, sì. E anche, diciamolo anche qui, che è importante in questo Trentino tante volte litigioso e frammentato, con grande unità di intenti a questo proposito, sì.
Teniamo conto che questo è un grande investimento importante, dentro il quale ci sono grandi e piccoli, come Donatella raccennava prima. Diciamo che è un ambito di mercato, mi pare che si sta ampliando, perché in questi ultimi 10 anni c'è stata una crescita di produzione di oltre il 40% e di consumo di oltre il 30%, perché cambiano anche i consumi da questo punto di vista. E quindi sotto questo profilo, certo, c'è da guardare anche al mercato. Se mi mette in onda la regia la seconda scheda, ma ne ha già fatto cenno in questo senso anche il presidente Zanoni, per quanto riguarda, diciamo, che il consumo, comunque il mercato italiano rimane, mi pare, quello, 90%. Quello di riferimento. E io credo che da questo punto di vista va anche detto che si è lavorato molto sul piano della qualità, insieme alla, eccola qui la scheda che richiamavo, nella quale vediamo i mercati di riferimento, lo citava prima il dottor Zanoni, l'Italia è oltre l'84%, extra e Unione Europea il 6,36%, la provincia di Trento, cioè casa nostra, insomma, il 5,39%, l'Unione Europea, l'ambito europeo il 3,81%, e è accennato anche i principali canali distributivi, insomma, la grande distribuzione rappresenta per, no, lo spumante Trento DOC il 44,91%, poi c'è l'enoteca, il ristorante, il grossista, la cantina, insomma, sono i vari filoni sui quali mi pare vi state muovendo. Dicevo, ritorniamo qui in distilleria, dicevo che ovviamente anche qui l'investimento sulla qualità insieme alla Fondazione MAC, no Enrico, e anche con altri istituti sull'esterno dal punto di vista scientifico, ha portato anche a risultati, non vogliamo addentrarci dentro delle spiegazioni scientifiche, che hanno messo in risalto e mettono in risalto e possono essere promozionate come e quanto il Trento DOC sia collegato al territorio e quindi alla sua provenienza. Io direi, cortesemente la regia, se mi mette in onda, un'intervista, ovvero un contributo alla nostra trasmissione verso il Vinitaly, che ci ha fatto il nostro assessore provinciale al turismo e all'agricoltura, Michele Dalla Piccola. Assessore Dalla Piccola, a breve Vinitaly, il Trentino si presenta in forza, e dunque come si presenta? Non poteva essere altrimenti, e si presenta forte e deciso. Delle due gambe sulle quali si regge il nostro sistema produttivo, quello dei grandi gruppi che solcano gli oceani, anche con la capacità di mantenere la qualità all'interno di una quantità cospicua, interessante, ma soprattutto con il mondo dei piccoli produttori, quelli che invece guardano ad altri tipi di mercato, quelli che attestano attraverso la testimonianza del loro volto e del cuore che riescono a mettere nelle proprie produzioni, la capacità e il poter dire che comunque il bello del mercato del vino è davvero che c'è spazio per tutti, per chi sa fare le cose in grande, ma anche e soprattutto per chi è in grado di fare della qualità un proprio vessillo. Il comparto vitivinicolo è sempre più importante per il Trentino? Non potrebbe essere altrimenti. Insieme alla melicoltura detengono la capacità di coltivazione del nostro territorio, soprattutto nelle zone del fondovalle, in quelle declivi via costate, e queste due produzioni rappresentano per noi una valenza assolutamente importante, quali ambasciatori del nome Trentino per tutto il mondo intero. Attraverso i nostri vini noi facciamo conoscere la nostra cultura e siamo capaci di muoverci anche oltre oceano, testimoniando la nostra caparbietà e la nostra capacità del saper fare. È stato rinnovato da poco il presidente della Fondazione MAC, Fondazione MAC che sappiamo importante nell'affiancare i viticoltori trentini. È proprio questo il messaggio, assolutamente centrata la domanda. Quello che noi chiediamo al nuovo presidente della Fondazione è
a questo punto proseguire con l'intensa attività del lavoro, soprattutto del centro del trasferimento tecnologico, ma anche a livello programmatico, per farci capire due cose sono i due messaggi. Innanzitutto, che cosa di peculiare ci sia in Trentino, e soprattutto poi all'interno di questa peculiarità il permetterci di certificare, grazie al buon nome che la Fondazione MAC gode a livello nazionale, che i prodotti trentini sono particolari, e capire quali siano le loro peculiarità uscendo dall'autoreferenzialità e attraverso invece la capacità scientifica di dimostrare comunque che una filiera della salute e della qualità che qui funzionano sono in grado di permettere produzioni salubri, buone, di qualità, ma che soprattutto rassicurino il consumatore e, per quanto riguarda i trentini, chi vicino ai produttori vive. Rinnovo anche ai vertici del Consorzio Vini del Trentino. Anche lì un decisivo cambio di passo. Sicuramente abbiamo appreso questo modello, questo nuovo modo di porsi di fronte a dei mercati che ci fa estremamente piacere, perché non c'è ombra di dubbio che un consorzio vini che deve essere assolutamente rispettoso dei nostri grandi gruppi, grazie a questo presidente sarà in grado di prestare particolare attenzione anche ai piccoli produttori. Bene, e abbiamo sentito il contributo del nostro assessore, che conferma le valutazioni che ci eravamo permessi di fare con i nostri ospiti fino a poco fa, proprio anche nella direzione di mettere in risalto, in rilievo, non per una sorta di autoreferenzialità, ma per evidenziare i dati veri, insomma, lo sforzo che hanno fatto i produttori, gli operatori del settore e le istituzioni dal punto di vista scientifico che gli sono a fianco nella nostra provincia sul terreno della qualità. Donatella e Giulio, insomma, vi volevo chiedere sempre ulteriormente rispetto a questa positiva, utile alleanza, no? Con questa risorsa in più che abbiamo, che è quella anche della proposta turistica, del turismo, insomma. Il dottor Rossini prima richiamava come noi abbiamo oltre 5 milioni di arrivi e 30 milioni di presenze in questo Trentino, e quanto si è creduto a questo e quanto si sta credendo, da qui, no? Le cantine aperte, le strade del vino, i distretti, no? Penso che qui siamo in una destilleria, e tu, Donatella, hai un'azienda all'interno di quello che è un distretto territoriale, vitivinologico e anche culturale, no? Se penso che a pochi chilometri di distanza c'è il mar, cioè è un insieme di motivazioni che possono concorrere, insomma, anche dal punto di vista vostro, ad attrarre attenzione? Sicuramente un insieme di cose, non però adagiarsi su queste cose, nel senso le aziende, soprattutto quelle piccole, devono far tanto anche per promuovere i propri prodotti, cercando di andare là dove è il turista. Le degustazioni che penso tutti facciamo sulle piste da sci, piuttosto che negli alberghi, nei ristoranti, nelle varie enoteche, servono proprio nelle zone turistiche, dico, servono per proprio andare in contatto diretto con il turista, che magari la successiva volta che torna in Trentino, perché tanti penso siano i turisti che arrivano in Trentino per più di una volta, magari la volta successiva passano in cantina e quindi visitano la cantina e hanno modo di acquistare il prodotto direttamente, insomma. Si devono fare delle iniziative, come ricordava lei, cantine aperte, inventarsi anche degli eventi in cantina dove il turista è ben accolto, e proporgli sempre nuove cose, non so, l'arte, la musica, la passeggiata, qualcosa che comunque abbia a che fare col turismo, ma poi fargli assaggiare poi, certo, il prodotto. Insomma, bisogna, insomma, avere anche tante idee, insomma, mettere in pratica svariate cose. Ecco. Con gli operatori come vi trovate? C'è dialogo? Bisogna crescere di più su questo, probabilmente. Sicuramente sì, insomma, c'è margine di crescita con gli operatori, si stanno mettendo in atto diverse cose anche con le associazioni, vedi Strada del Vino, certo, Trentino Marketing, insomma, alcune iniziative sono portate in campo da queste proprie associazioni. Giulio, cosa ti sentiresti di esprimere, di auspicare, insomma, al di là del fatto di mettercela tutta all'interno della tua azienda? Abbiamo già
parlato più volte del potenziale, dell'enorme potenziale turistico che ha il Trentino e della quantità enorme di turisti che lo attraversa fermandosi per periodi più o meno lunghi. E da qui quindi anche l'importanza poi di riuscire fra noi produttori a creare delle reti di dialogo per poi fare una promozione che comunque sia comune e anche riuscire ad instaurare con gli operatori del settore, perché poi noi non riusciamo magari ad arrivare ai consumatori finali in maniera diretta, albergatori, ristoratori di queste belle zone del Trentino, in modo tale che si crei questo ponte e riescano a far consumare, a far degustare i nostri prodotti e diano poi loro la possibilità di fare delle esperienze direttamente nelle nostre cantine e quindi andando a visitare anche altri territori vicini rispetto a quelli in cui loro vivono un po' la vacanza. Insomma, fondamentale questo rapporto d'intesa. Anche perché è chiaro che il turista, nel momento in cui arriva in Trentino, si presuppone voglia vivere le emozioni e le esperienze, certo, paesaggistiche, ambientali, ma anche gastronomiche del nostro territorio. Quindi chiaro, loro le possono presentare e noi poi di riflesso possiamo, lavorando sull'accoglienza, il servizio a queste persone che ci vengono a trovare, ulteriormente raccontargli le nostre storie e l'impegno che quotidianamente noi mettiamo e impieghiamo per dare il meglio del nostro territorio, dei prodotti del nostro territorio. Enrico, quindi si può dire minore enfasi sul vitigno e maggiore esaltazione del territorio? Ma io direi sì, sicuramente il vitigno è un aspetto importante. Ma se dovessi mettere un accento, lo metterei ancora di più sul territorio, perché è un territorio, tanti parlano di territorio onestamente e oggettivamente, ma è un territorio che ha significatamente delle peculiarità, la montagna, la tradizione, la sensibilità all'ambiente in tutti i sensi. Peraltro, mettendomi il cappello del Trento Doc, è stato accennato prima di una ricerca portata avanti da Fondazione Macon e anche altre università, dove sul metodo classico possiamo dire, senza addentrarci scientificamente in cose complicate, veramente è il territorio che fa la differenza sul metodo classico Trento Doc, perché è confrontato ad un altro metodo classico importante italiano, e possiamo immaginare quale, gli elementi che sono caratteristici vengono realmente al territorio, non dal metodo di produzione. Quindi il territorio fa la differenza e su questo sicuramente metterei l'accento. Non vogliamo addentrarci in questi aspetti un po' tecnici, però diciamo quello che accennava anche poco fa adesso Enrico Zanoni, che c'è stato questo progetto Ager, si chiama così, ma cioè, è una collaborazione fra la Fondazione MAC, l'Università di Modena, Reggio Emilia e il Ministero dell'Agricoltura, hanno portato a compimento, io credo che ci sarà chi ne parlerà, spero sì, anche mediaticamente nei prossimi tempi, un passaggio molto importante, hanno portato a conclusione un'indagine che sostanzialmente dice che su 1700 composti volatili hanno fatto una ricerca, esatto, una gran parte di questi insieme agli aromi ha dimostrato inequivocabilmente, e questo vale per tutte le etichette appartenenti all'Istituto Trento Doc, che l'origine è legata a quel territorio, ovvero al nostro territorio di montagna. Non è la produzione, lo hanno fatto attraverso questa ricerca scientifica. È un fatto di assoluto rilievo, secondo me, che accrescerà la notorietà, la qualità, ovviamente, di questa proposta che viene fatta. Fra l'altro, Maurizio, e poi vengo da Alessandro, io leggevo quella ricerca recentemente, nei mesi scorsi, mica secoli fa, che ha fatto Numisma, insomma, no? Per quanto riguarda
il consumo, il gradimento dei prodotti tipici a livello locale, e si affermava a un certo momento, a proposito dei 30 milioni di presenti, 5 milioni di arrivi, che il 90% riconosce come in generale la meta delle proprie vacanze sia anche un luogo in cui è possibile mangiare prodotti tipici del territorio. Lo dico avvalorando quanto importante sia quell'alleanza. E un altro dato dice che quasi l'80%, mentre era in vacanza in Trentino, è stata fatta l'indagine, ha degustato vini trentini. Quindi si mette ancora quasi, diciamo, delle cose che sembrano scontate e banali, ma bisogna su queste, come dicevate voi, lavorare. Alessandro, tu, sempre ritornando, no? La grappa che ormai si presenta bianca, come mai poi ha quel colore? E nelle botti, insomma, l'invecchiamento chiaramente cambia, no? Ma lo avvertite anche voi questo? Sicuramente, l'aspetto turistico della nostra regione è fondamentale, perché è il primo veicolo di comunicazione che abbiamo, e per assurdo è il più semplice, il più economico, il più raggiungibile da tutte le entità di aziende. Questo è fondamentale. E in più, secondo me, ha il valore aggiunto enorme, che permette alle aziende di avere un contatto diretto col consumatore. Quello è fondamentale. Non parlare col consumatore per un'azienda è un problema, perché se non parliamo col consumatore non abbiamo l'idea di chi beve il nostro prodotto e cosa ne pensa, e allora siamo in balia dei canali distributivi, e quello è sbagliato, perché il canale distributivo ha delle logiche diverse. A volte la qualità del prodotto va in secondo piano nel canale distributivo. Quindi conoscere chi è il nostro consumatore, cosa cerca il nostro consumatore, cosa pensa il nostro consumatore, è un'esperienza, una palestra per le aziende fondamentale, e quindi va continuato. Senza contare che poi la richiesta che si crea in territorio poi mano a mano viene poi portata nelle regioni dove questi turisti vivono, e noi abbiamo iniziato un piccolo progetto in Polonia sull'onda del fatto che in Trentino arrivano 500.000 di polacchi, e quindi nascono questi collegamenti totali. E tornando al discorso della nicchia, la nicchia vive di valore aggiunto, ha bisogno di valore aggiunto, e le esperienze anche territoriali sono il valore aggiunto che cerchiamo. Sta crescendo comunque, Maurizio, in conclusione battuta, reputazione e orgoglio, credo. Sì, io penso che la tendenza sia questa. Secondo me possiamo crescere ancora molto. Insomma, credo che i nostri prodotti trovano proprio autorevolezza e credibilità sul territorio nel momento in cui i trentini li consumano, nei nostri negozi li ritroviamo, nelle carte dei vini dei nostri ristoranti troviamo una bellissima selezione, l'aperitivo ufficiale del Trentino è il nostro Trento DOC, e quindi tutto questo sistema rende i trentini più orgogliosi. Io credo che andremo a bere, mangiare cose sane, buone, quindi abbiamo anche questa fortuna, ma diventiamo molto credibili anche nel mondo. Bene, siamo arrivati alla conclusione, anzi oltre il tempo massimo. Ringrazio i nostri telespettatori, ma non prima di aver ringraziato, con questo segno anche di ragionato ottimismo che si va a questa vetrina come è il Vinitaly, Enrico Zanoni, grazie a te, Maurizio Rossini, Alessandro Marzado, grazie dell'ospitalità, Donatella Pedrotti e Giulio De Vescovi, di questa vostra conversazione e di questo spaccato che abbiamo offerto appunto ai nostri telespettatori. Grazie e alla prossima. Sono pochi i momenti in cui è meglio essere soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri, più preparati o per gioire di più. La felicità è reale solo quando è condivisa. Insieme. Insieme. SEA, da 20 anni, è impegnata nella salvaguardia dell'acqua come bene comune e nella gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti. SEA rappresenta oggi una realtà leader nel mercato, grazie all'innovazione e alla costante ricerca di soluzioni tecnologiche all'avanguardia. SEA,
soluzioni esperte per l'uomo e l'ambiente. Ci sono fatti che raccontano il nostro contributo allo sviluppo della nostra terra. Ci sono segni che raccontano la nostra voglia di innovare con idee nuove per sfidare il futuro. Ci sono segni che raccontano la voglia di crescere delle imprese e il nostro impegno concreto per sostenerle. Mediocredito, da oltre 50 anni, promotori di sviluppo. La nostra idea di energia è la stessa che hai in mente tu. 30. Energia senza sorprese. I consorzi BIM del Trentino. Vicini al territorio e alla gente. In ogni goccia di grappa Marzadro, i sapori e i profumi del Trentino. Sogni di sciare in libertà nelle località più belle del Trentino? Skirama Dolomiti ad Amello Brenta ti offre la possibilità di scegliere tra 380 km di piste sempre innevate, servite da 150 impianti di risalita in 8 diverse stazioni sciistiche. Immergiti nella straordinaria atmosfera delle Dolomiti del Brenta e regalati la magia di sciare in alta quota fino a primavera inoltrata. Skirama Dolomiti ad Amello Brenta, la dolce vita sulla neve. Riva del Garda Fiere Congressi. Congressi, eventi, fiere a carattere nazionale ed internazionale. Uno spazio di condivisione e confronto tutto da scoprire. www.rivadelgardafierecongressi.it. Ricarica è il prodotto multiuso che fa per te. È una carta prepagata ricaricabile, sicura, pratica e tecnologica. Con Ricarica prelevi gratis in tutti gli sportelli convenzionati. Ricarichi il tuo cellulare, acquisti online in completa sicurezza, paghi nei negozi in Italia e all'estero. E grazie alla tecnologia contactless non digiti il PIN. Ricarica non è una cosa sola, sono tante. Muller di Cavit. La qualità ha un colore inconfondibile. Territorio dai frutti migliori. Agraria Riva del Garda. Preziosi extravergini, vini selezionati e il meglio dei prodotti tipici locali e trentini da gustare nel nuovo punto vendita Corte del Tipico. Un mix tra ruralità e raffinatezza, qualità ai massimi livelli. Scegli i negozi della cooperazione di consumo. Accoglienza, bontà e convenienza dei prodotti. Negozi a misura di famiglie. Ti aspettiamo in cooperativa.